adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Bentornato, amico mio. Se i video precedenti non ti hanno fatto alcun effetto e finora sei riuscito a fare sogni tranquilli, con i video che ti mostrerò oggi sarai costretto a dormire con la luce accesa. Questo non vuol dire che riuscirai ad addormentarti. Prima di cominciare però, voglio ricordarti di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. La TikToker Jeberai, trasferitasi in un'altra casa, ha cominciato a lamentare degli strani episodi. La donna dichiara che più passava il tempo, più le cose peggioravano. Per questo motivo, la signora decide di installare delle telecamere di sicurezza in tutta la casa e in giardino. Una notte, la donna dà uno sguardo sul monitor del PC per monitorare tutte le stanze della casa. Le telecamere sono collegate al PC della donna, quindi può vedere tutto ciò che succede in tutta la casa, compresa la stanza di sua figlia. Ciò che la donna vede però la spaventa a morte. La piccola è in piedi sul letto immobile, ferma lì, a fissare qualcosa di invisibile agli occhi di chiunque, ma non a quelli della piccola. La madre capisce che c'è qualcosa che non va e corre subito nella stanza di sua figlia. Arrivata nella stanza, prova a chiamarla, ma la piccola rimane lì paralizzata. La madre a quel punto prende la figlia e la porta via dalla stanza. Questa purtroppo non è l'unica cosa strana capitata nella casa della donna. Qualche giorno prima, una telecamera che riprendeva il giardino e un piccolo parco giochi lì vicino riprende questa scena. Una delle tre altalene comincia a muoversi come se qualcuno si fosse messo sopra per giocarci. È da escludere il vento, anche perché se ci fosse stato si sarebbero mosse anche le altre due altalene. Facendo alcune indagini, la donna scopre che la casa risale al XVIII secolo ed è stata teatro di strani suicidi. Secondo la donna, intorno all'abitazione ci sarebbero tracce di un vecchio cimitero. Se così fosse, si spiegherebbero tutti quegli strani fenomeni. Nel suo ultimo video pubblicato, la donna ha registrato un episodio da film horror. La signora, insieme a suo marito, hanno incominciato a sentire dei rumori provenienti da una stanza. Arrivati sul posto, la donna incomincia a registrare con la sua telecamera. Questo è ciò che vede. Il lato di una porta di un ripostiglio si apre inspiegabilmente da sola, come se qualcuno l'avesse aperta. Un uomo con un canale di nome Eder Olivas pubblica una registrazione. L'uomo ha una dashcam a bordo dell'auto e mentre sta viaggiando, la telecamera cattura qualcosa che nessuno vorrebbe mai vedere. Mentre sta percorrendo la strada, appare la figura di una donna che corre in modo anomalo, con le braccia spalancate. Cosa ancora più terribile, se rivediamo le immagini anche da vicino, si può notare che la ragazza che sta correndo non ha la testa. Ho provato a vedere e rivedere il video anche da vicino e al rallentatore e posso dirvi che questo video è veramente spaventoso. Se ci fossi stato io in quell'auto, l'unica cosa che avrei potuto fare è continuare a camminare, cercando di far finta di niente. Voi cosa avreste fatto? Un altro video che ha terrorizzato molti utenti è quello del TikToker Seeker37. Il video è stato registrato in Giappone e posso assicurarvi che mette veramente i brividi. Un padre sta riprendendo i suoi due figli, ma mentre li sta filmando, riprende qualcosa di spaventoso. Dalle gambe di uno dei due figli appare una mano.
L'uomo corre subito dai due ragazzi per vedere chi poteva essere. Ma arrivato lì non trova nulla. Non credo che si tratti di uno scherzo. Anche guardando l'immagine da vicino si può notare che la mano spunta dal nulla. Quindi, di chi era quella mano? In questo ultimo video, un agente immobiliare di nome Santiago tenta di vendere una casa. Secondo i proprietari, la casa sarebbe infestata da qualche spirito. L'uomo, non credendo né negli spiriti né nei demoni, decide di entrare lo stesso nella casa per poter fare un video e cercare di venderla. Una volta entrato, si dirige al piano di sopra, parla dei proprietari e ripete che lui non crede né nei fantasmi né negli spiriti. Io ho querido venir grabar el video y ver, you know, un poquito, you know, de todo lo que está ocurriendo en esta casa. Yo no creo, pero bueno, esta es la casa. Es muy muy interesante y yeah. Oh, mejor me voy saliendo ya de la casa, pero otra vez l'entità, sentendo le parole dell'uomo, decide di mostrarsi e far capire all'uomo che effettivamente qualcosa c'è dentro quella casa. L'uomo rimane turbato, ma continua a mostrare la casa. Spero che il video ti sia piaciuto. Noi come al solito ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, non mancate. Ciao!